mio lavoro si sta appassionando molto. L'obiettivo è facile, ma difficile allo stesso tempo, cioè aiutare e sostenere i consumi, ma anche creare una cultura nuova e diversa della parte del latte rispetto al latte laziale. Questo lo facciamo utilizzando gli allevatori che diventano i protagonisti. Avete visto prima un video che ci ha emozionato molto, abbiamo raccolto una valanga di brevi interviste, lunghe interviste, di foto, ma soprattutto abbiamo raccolto passione, energia, sacrificio, sforzo. Siamo andati e abbiamo girato tutte le aree del territorio della regione e siamo tornati a casa ricchi di materiale, ma anche noi stessi ricchi di energia e di passione. Non so se avete sentito quel giovane allenatore che dice: ragazzi, ritornate a fare l'agricoltura. Io sono nato in campagna, nelle Langhe, sono nato lì negli anni 60, non c'era niente, nonostante Carlo Pedretti, amico di casa, che era un posto favoloso, no, le Langhe era un posto duro negli anni 60, si mangiava male, si dormiva freddo, e però il territorio si è ricostruito intorno al nostro prodotto tipico che è il vino. Ci sono vari modi di ricostruire il territorio o di aiutarli, di sostenerli. Questo è il modo migliore, mettere insieme tutta una filiera, mettere insieme le istituzioni, mettere insieme le industrie e spingere. Quindi abbiamo utilizzato l'energia di chi produce il latte dall'inizio e l'abbiamo fatto un messaggio, vedete, fra poco molto facile, molto semplice, con una campagna positiva. Le campagne informative tendono a non stimolare i consumi. I consumi si stimolano quando noi usiamo e stimoliamo insieme la memoria a breve termine, che sta nella parte sinistra del nostro cervello, insieme alla memoria a lungo termine, che sta nella parte destra, quella dove mettiamo le emozioni. Quando riusciamo a far lavorare queste due memorie insieme, il messaggio passa meglio, e passa quando il messaggio è divertente, quando il messaggio è coinvolgente e attraverso. Il messaggio parla una lingua, parla i dialetti, questo sulla base di un principio che c'è una grande filiera e una grande regione che abbraccia tutti i territori, li mette insieme, li porta in alto e lo fa rispettando le loro radici, ma in un senso unitario. Quindi abbiamo utilizzato le mucche, gli allevamenti, le abbiamo fotografate come se fossero state le nostre modelle. Loro sono state molto carine, si sono imbellettate, si sono ripulite, e vediamo dietro gli allevamenti e in ogni provincia, in ogni area del territorio, Goran aiutami perché il telecomando non funziona, parleranno i dialetti, qui ne vediamo solo due, ma parleranno il dialetto di Rieti, il dialetto di Frosinone, di Ciociaro, quello di Latina che in realtà pare che sia lo stesso di Roma, quindi si esprimeranno in modo diverso, mucche diverse, mucche vere, fotografate in allenamenti, nei nostri allevamenti, con le loro tacche auricolari di riconoscimento. Il logo l'abbiamo già visto, l'ha già descritto Ben Michele, è un logo che contiene tutti i nostri elementi, il latte, la regione e il concetto. È un latte buono per tutti, quindi sostanzialmente quello che vogliamo far passare è un concetto di un prodotto che fa bene a tutto il sistema, ai produttori, agli allevatori, alle loro famiglie. Un allevamento significa anche persone che mantengono un pezzo di territorio, che puliscono i boschi, che puliscono i campi, che tengono in ordine il territorio. Quando chiude un allevamento è come se chiudesse un negozio città, c'è un punto luminoso che diventa buio. Gli allevamenti vanno aiutati a crescere, vanno aiutati ad espandersi anche perché contornano il territorio. E in questa regione, come in tante altre regioni, lo skyline, cioè la forma del territorio, è un valore.
dovrebbe essere registrato come un marchio intangibile, come fanno in altre parti del mondo. Quindi non c'è solo il valore tangibile del lavoro, della produzione, dall'allevatore al produttore fino al consumatore, ma c'è un valore intangibile, quello del territorio, della forza del territorio italiano. C'è un sito internet che si occuperà anche di un aspetto scientifico, divulgativo, quindi la campagna avrà un aspetto un po' più divertente per attrarre il consumatore, ma soprattutto avrà un notevole numero di contenuti scientifici che potranno essere scaricati dal sito filieralatelazio.it, che è già online da questa mattina. Adesso lo trovate ancora in una forma iniziale, a partire da questo convegno, da questa conferenza stampa, verrà giorno dopo giorno arricchito anche da tutte quelle immagini fotografiche e video che abbiamo raccolto e che raccoglieremo girando negli allevamenti del Lazio. Questo è il sito internet, potete trovarlo online, vado veloce. Questa è la campagna a supporto, quindi avremo una campagna omnicanale che considera sia i canali tradizionali, la stampa, la televisione, la radio, sia i canali digitali, quindi il sito internet e i canali social. Il sito è caricato su YouTube, apriremo una pagina Facebook e andremo avanti con questo tipo di comunicazione più capillare. Invitiamo tutti gli allevatori, tutte le loro famiglie a farsi più seri con le mucche. A me piacerebbe moltissimo riuscire a posizionare sul sito internet quella passione, quell'energia che abbiamo raccolto andando a fare il servizio fotografico e andando a fare il video. Ringrazio i promotori, stanno facendo un lavoro molto particolare e molto importante, molto difficile. Io lo dico dal mio punto di vista, un po' grezzo, queste sono aziende che tutti i giorni si testano sul lineare, ma nello stesso tempo non ho mai visto una sinergia e una coesione come questi mesi di lavoro, di preparazione fra loro e fra le istituzioni e le organizzazioni. Ringrazio la Regione Lazio anche per averci ospitato, è una opportunità importante, quindi diamoci tutti da fare per sostenerla. Grazie.